ragazze, bentornati nel canale. Come avrete letto dal titolo, oggi continuiamo la serie dedicata ai make-up realizzati con i prodotti con il pack di un determinato colore. Se non avete visto il primo video, praticamente ho deciso di realizzare un make-up con i prodotti con i pack celesti blu. Per questo video, come si può un po' intuire, ma tanto l'avete già detto dal titolo, io sono proprio rincitrullita. Comunque, appunto, oggi utilizzeremo tutti i prodotti con i pack rosa. Diciamo che la maggior parte, appunto, hanno i pack rosa. Sto guardando di qui perché ce li ho qui sul mobiletto a fianco a me. Barrerò, se non erro, solamente per un prodotto. Se avete persi l'altro video ve lo lascio qui e soprattutto ci tengo a ridire che questo video non l'ho inventato io, ma l'ho visto per la prima volta da Deborah Fulli. Lei come primo video ha realizzato un make-up con i prodotti con i pack rosa e io, per farlo un po' diverso, appunto, ho fatto come primo video un altro colore. Però appunto oggi tocca al rosa. Come terzo colore sono indecisa tra il nero e lo specchiato, perché sì, ho dei pack anche specchiati, anche se diciamo che non sono chissà quanti. Ma comunque non perdiamo tempo e iniziamo subitissimo. Prendo innanzitutto questa spugnetta, che è anche da lavare meglio, di Juno & Co. È il primer di Revolution Skincare. Questo qui è sia siero antiossidante, fa parte della skincare, che primer per il makeup. Sta anche finendo. E questo primer io lo adoro sia per l'effetto. Ah, comunque mi ero dimenticata. Non so se avete notato che ho fatto le sopracciglia rosa. Oggi così, un po' pazza, un po' pazza. Dicevo, io amo questo siero perché mi dà un effetto di luminosità senza lasciare la pelle appiccicosa, e questa luminosità è dovuta al fatto che all'interno ci sono delle microperlescenze sul perlato rosa, una sorta di olografico. Amo, amo alla follia, e sicuramente lo riacquisterò. E poi vabbè, fa un profumo pazzesco tra tipo vaniglia, cannella. Non so, è qualcosa di pazzesco, davvero. Come fondotinta e correttore sono terrorizzata, perché il fondotinta e il correttore che andrò ad utilizzare sono questi due di Revolution, quindi la linea Conceal and Define. Solo che momentaneamente, avendo una leggera abbronzatura, questo qui è un colore un po' più chiaro del mio incarnato. Però appunto questa qui è una challenge, quindi dobbiamo seguirla e sì, utilizzeremo questi qui, anche se appunto non è la mia tonalità del momento. Vado a prendere il prodotto. Io amo alla follia questo fondotinta. L'unica pecca è che, almeno avendolo provato su di me, non so se vale anche per voi, ma dopo un po' va a separarsi leggermente. Non so sinceramente a cosa sia dovuto, però vabbè. Prendiamo la spugnetta e iniziamo a spargere. Ah, comunque quando vado a mischiarlo con altri fondi non succede tutto ciò. Questa spugnetta rosa la sto amando in una maniera, raga, mamma mia. A proposito, avete visto il video in cui vi parlo di queste spugnette effetto velluto? Se l'avete visto, sapete perché la sto amando. Vado a prendere il correttore e ne applico giusto un po'. Sì, infatti già sta andando a separarsi un pochino sul naso. Invece il correttore sugli occhi non lo andiamo a stendere con la spugnetta, ma con le dita. Preferisco sinceramente questa applicazione perché mi sembra che penetri meglio il prodotto nella pelle. Ora ci sarà un prodotto che praticamente utilizzerò
per due cose, come Cipri e Contouring, che però appunto è l'unico prodotto con cui barerò. E sto parlando di questa palette di Revolution per il contouring e andremo ad utilizzare questa cialdina qui sul giallo come Cipria e poi vado a creare un mix tra questi tre colori e questo qui per fare il contouring. Quindi mi dispiace, questo è l'unico prodottino che davvero non ho trovato nella mia makeup collection, non ho assolutamente pack rosa. Non so, magari riesco a scurire anche il fondo, non lo so. E va bene, così. Ora vado a prendere un blush che avete visto praticamente raramente nei miei video, perché è un blush che si è rotto. Ho provato a compattarlo varie volte ma continua a rompersi, quindi vi faccio vedere praticamente il pack esterno, è questo qui del brand 100% Pure. Ecco, già mi è andato tutto sulla mano, non lo so se riuscite a vederlo, non posso proprio muoverlo, raga, non lo posso proprio muovere. E siccome vorrei evitare, mi sta cadendo tutto. Stavo dicendo, siccome vorrei evitare di farmelo cadere tutto addosso, ma comunque è successo, vado a prendere il prodotto dal tappino, perché comunque è volato un po' ovunque. Applichiamo il blush. Bisogna andarci con cautela con questo blush, perché è estremamente pigmentato. Direi di fare un effetto abbronzatura. Ok, va benissimo così. Ora, per levare l'effetto polveroso, prima di andare ad applicare l'illuminante, perché sarà un illuminante in crema, vado a spruzzarci questo spray, sempre di Revolution Skincare, che sto preferendo utilizzare non per la parte skincare, ma per andare appunto a rimuovere l'effetto polveroso a fine make-up. Quindi, ci siamo. Mamma mia, l'odore di frutta che emana. Come vedete già ho un aspetto più luminoso, ma ora andiamo ad applicare lui, che è questo illuminante in stick di NYX ed è il Dose of Dew. E questo qui lo utilizzo veramente raramente, perché col fatto, però comunque siamo quasi alla fine, col fatto che ho la pelle grassa, non so, gradisco di più gli illuminanti in polvere, anche se comunque l'effetto è pazzesco perché dà un effetto bagnato. Lo applico qui, in questo punto, e qui ora rischiamo, non lo so, però con il mix che abbiamo creato non so se va bene questo illuminante da sopra, vediamo. Dai, non è malaccio, non è andato, cioè almeno sembra che non è andato a levare il prodotto al di sotto, però vabbè. Andrò a fare ora una cosa che non faccio mai, però la voglio fare lo stesso ora. Prima di andare a realizzare il make-up occhi, mettiamo il rossetto liquido, perché sinceramente non so che make-up andare a realizzare e mettendo quel colore così più o meno mi regolo. E ho scelto, quindi sempre pack rosa, la tinta labbra, anzi rossetto liquido androgini di Jeffree Star, che è praticamente il mio rossetto liquido preferito. Io penso che questo è il colore che mi sta meglio in assoluto, il color malva, mamma. Raga, mi sono lasciata prendere dal momento e ho esagerato con il contorno delle labbra. Ho esagerato, sembra che ho le labbra enormi, ma vabbè, pazienza, è andata così. Come palette, la state guardando praticamente dall'inizio del video, andremo ad utilizzare questa qui. Allora, non avevo palette rosa o comunque ombretti con il pack rosa, però questa qui principalmente nel pack di questa palette prevale il colore rosa, quindi andiamo ad utilizzare questa. Il problema è che al suo interno abbiamo queste colorazioni qui. Io vado spessissimo ad utilizzare questa, non so davvero che look creare, raga. Prendo questo color khaki e magari levo questi pilini dal pennello e inizio
a sfumarlo. Questo colore mi piace da morire, non so perché lo utilizzo raramente. Sì, ho avuto l'illuminazione per il make-up, ok, ci siamo. Applico il colore anche nella parte laterale e lo vado ad applicare anche sotto. Ok, ora cosa faccio? Vado a prendere questo colore qui, che è base color mattone magenta con dei riflessi verde acqua, quindi dovrebbe venire qualcosina di particolare, però lo applico con il dito, raga, la magia di questo ombretto. Scusatemi. Vado a riprendere il color khaki e lo tampono leggermente al di sopra per sfumare un po'. Ok, ci siamo. Con questo pennellino qui vado a prendere questo colore che è base bianca con riflessi rosa e lo vado ad applicare in questa parte. Così. Ora, come mascara utilizzeremo questo qui di Essence, che sì, ha solamente una piccola parte di rosa, ma c'è comunque il rosa, quindi si può utilizzare. E vi faccio vedere velocemente l'applicazione, anche se la conoscete meglio di me, perché praticamente vedete solo ed esclusivamente questo mascara perché è il mio preferito. E alla fine metterò le ciglia finte, quelle lì non le ho calcolate come pack rosa perché comunque è più un accessorio, quindi ho preso giusto un paio di ciglia finte tra quelle che mi piacciono e le applicherò. Come ciglia finte vado ad applicare queste qui di Juno & Co. Mi avete visto queste ciglia indossate in qualche altro video e niente, le applico e torno subito da voi. Bene raga, quindi questo qui è il look completato. Questa collana non starà mai dritta, ma comunque devo dire che tra questo look e quello lì con i pack celesti, devo dire che mi ha soddisfatta molto molto di più questo qui, anche se voi non avete capito fuori camera cosa è successo. Mi ero sporcata praticamente con l'eyeliner, che io vado a mettere sempre in questa parte iniziale quando metto le ciglia finte, perché altrimenti si vede un distacco e si capisce che le ciglia sono finte. Ho fatto una mega strisciata sul naso e io di solito quando mi macchio magari col mascara o eyeliner faccio asciugare, quindi quando si secca gratto via e non vado a rimuovere tutti i prodotti che ci sono al di sotto. Questa volta non so perché non si è asciugato e quando ho fatto così per levarlo mi ha levato tutto il prodotto, tutti i prodotti che io ero andata a mettere qui sotto, quindi ho tamponato, ho fatto una roba velocissimissima e vabbè. Questo qui è il risultato. Il make-up occhi anche mi piace, però qui si sta macchiando un po' con i glitter dell'ombretto duochrome, però vabbè, non fa niente. L'importante è che questi errori non succedano quando faccio i make-up per le foto su Instagram. Tanto questa qui è una challenge, non devo nemmeno uscirci con questo make-up. Quindi niente ragazzi e ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se non avete visto il primo video, mi raccomando andatelo a vedere e mi raccomando seguitemi anche su Instagram, perché lì condivido ogni giorno sempre qualcosina della mia giornata e ci facciamo sempre tantissime risate nelle mie storie perché sono completamente pazza. E quindi niente ragazzi e ragazze, un bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!